Quali sono le migliori impastatrici planetarie del momento? Ne abbiamo testate diverse e in questo video vi mostriamo quelle che riteniamo abbiano il maggior potenziale. Top 5. Kenwood Chef XL Titanium. Iniziamo questa top con una planetaria particolarmente adatta alla preparazione di grandi quantità di pasta. Questo modello viene fornito con un kit in acciaio inossidabile che comprende una frusta, un gancio per l'impasto e una frusta K, oltre che un ricettario. La capacità della grande ciotola da 6,7 litri è particolarmente impressionante. Dispone di due maniglie per facilitare il trasporto e di LED che illuminano il contenuto della ciotola, molto utili per valutare a colpo d'occhio consistenze e colori degli impasti. Nei nostri test, il motore da 1700 W si è dimostrato particolarmente potente e robusto. Quest'ultimo si avvia gradualmente e si spegne automaticamente quando la testa viene sollevata per motivi di sicurezza. Il suo design lo rende molto stabile e abbastanza silenzioso durante l'uso. È particolarmente efficace per la preparazione di pane o brioche, in quanto può impastare facilmente fino a 2 kg di prodotto. D'altra parte il suo prezzo è piuttosto elevato, il che è giustificato dalla sua grande capacità e la sua potenza, particolarmente adatta all'uso professionale. Infine, abbiamo trovato il cavo della corrente un po' corto per certe disposizioni sul piano di lavoro. In conclusione, i suoi punti di forza sono: grande capacità, motore potente, efficiente in tutte le preparazioni, adatto per uso semi-professionale. E i suoi punti deboli? Troppo grande per un uso occasionale in famiglia e cavo troppo corto. Come sempre abbiamo inserito il link a tutti i prodotti che abbiamo selezionato nella descrizione di questo video, quindi sentitevi liberi di dare un'occhiata se volete vedere dove sono disponibili al miglior prezzo. Top 4. Bosch MAM 5 Startline. Questa planetaria del famoso marchio Bosch ha alcune caratteristiche molto interessanti per il suo prezzo. Viene fornita con i tradizionali accessori per la pasticceria, come la frusta o il gancio per l'impasto, ma è possibile ottenere altri utensili per utilizzarlo come un vero e proprio robot da cucina multifunzionale. Con il suo design atipico e un po' fuori dagli schemi, è per noi un dispositivo che si distingue dalla massa. La sua ciotola da 3,9 litri è più piccola rispetto a prodotti di questo video, ma è in grado di gestire la maggior parte delle preparazioni se non siete una famiglia numerosa. Con una potenza di 900 W si è comportato bene nel montare la panna e nella preparazione dell'impasto della torta, ma ha mostrato un po' di debolezza nell'impastare il pane. Grazie ai suoi piedini antiscivolo l'abbiamo trovata particolarmente stabile, a volte anche più di altri modelli più costosi. Un'altra caratteristica che la distingue è la sua capacità di fermarsi sempre in modo che gli accessori siano al posto giusto quando si solleva la testa. Si tratta di una funzione molto utile che aiuta a mantenere più pulita la superficie di lavoro. Infine, i suoi punti di forza sono: design inusuale ma pratico, grande stabilità, efficiente sulla maggior parte delle preparazioni e può essere utilizzato come robot da cucina multifunzionale. Le sue debolezze: capacità di impasto un po' bassa e dimensioni limitate della ciotola. Top 3. KitchenAid Artisan. Questo modello quasi professionale di KitchenAid è un punto di riferimento nel settore e non c'è da stupirsi. È l'impastatrice dal design più retro del nostro video, con la forma caratteristica del marchio. Inoltre è disponibile in un'ampia gamma di colori per adattarsi al meglio alla vostra cucina e ai vostri gusti. È dotata di un motore da 300 W che utilizza il movimento planetario. Il risultato è un mix perfetto di efficienza e risparmio energetico. Nei nostri test l'abbiamo trovata molto silenziosa, il che la rende ancora più piacevole da usare. Questo modello è uno dei più robusti ed efficienti che abbiamo testato, sia per preparazioni liquide che per impasti o pane. Con le sue 10 velocità è per noi il dispositivo più convincente in termini di prestazioni. Inoltre viene fornito con una moltitudine di accessori, tra cui due ciotole intercambiabili in acciaio inox, una da 4,8 litri e una seconda da 3. L'abbiamo trovato molto utile per destreggiarsi tra le diverse preparazioni. Tuttavia si tratta di un apparecchio che richiede un certo budget, ma esistono varianti che possono essere valide alternative in quanto presentano analogie con questa planetaria, ma con meno funzioni e una ciotola più piccola. In conclusione, i suoi punti di forza sono: adatto per uso semi-professionale,
motore potente e ad alta efficienza energetica, funzionamento silenzioso, design retro. E il suo punto debole è il prezzo elevato. Top 2. Clarstein Bella Pico 2G. Progettata per un uso più occasionale rispetto ai modelli presentati finora, questa impastatrice planetaria si distingue per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto. Tuttavia, ha superato a pieni voti tutti i nostri test. Quando la si acquista, viene fornita con una serie di accessori che consentono di variare tra ricette dolci e salate. In particolare, è dotata di una grande ciotola in acciaio inox da 5 litri, che può contenere fino a 2 kg di impasto, particolarmente utile per l'uso in famiglie numerose. Durante i nostri test si è dimostrata facile da usare ed efficiente, anche se piuttosto rumorosa. Grazie al motore da 1300 W e alle 6 velocità, abbiamo potuto realizzare diverse preparazioni, come gli albumi d'uovo montati o l'impasto della torta. Tuttavia, impastare una grande quantità di pane in una sola volta risulta un po' difficile. È quindi meglio usare quantità minori per gli impasti più tenaci. Infine, abbiamo apprezzato particolarmente il suo design curato e il suo look vintage, che la rendono bella e utile. Il suo prezzo contenuto è imbattibile e vi consigliamo questo modello se volete una prima impastatrice funzionale da usare occasionalmente. In conclusione, i suoi punti di forza sono numerosi accessori, design vintage, funzionale, prezzo molto conveniente. E il suo punto debole, prestazioni non sufficienti per un uso quotidiano intenso. E prima di arrivare alla prima posizione, iscrivetevi al nostro canale YouTube se vi piacciono le top 5 dei migliori prodotti, perché ne pubblichiamo di nuove molto spesso e questo ci aiuterebbe molto. Top 1. Kenwood K-Mix KMX 750. Questo modello di Kenwood è per noi la migliore opzione tra le impastatrici planetarie presenti sul mercato. Prima di tutto ci siamo innamorati del suo design molto curato, con una finitura lucida e un alloggiamento in alluminio. La combinazione di nero e metallo lo rende un dispositivo dall'aspetto davvero moderno. Viene fornita con una grande ciotola da 5 litri e tre utensili da cucina, un gancio per l'impasto, una frusta a filo e una frusta a cappa. Molti accessori sono disponibili anche separatamente. È un apparecchio che abbiamo trovato molto efficiente. Il suo motore da 1000 W ci ha permesso di eseguire facilmente le varie preparazioni di prova. È anche più silenziosa di altri apparecchi in questo video. E ha un avvio davvero morbido che la rende molto piacevole da usare. Se volete cucinare molto, vi consigliamo di scegliere il KitchenAid presentato sopra. Ma a nostro avviso, per un uso regolare a casa, questo modello Kenwood è perfetto. Offre il miglior rapporto qualità-prezzo tra i prodotti che abbiamo testato. In conclusione, i suoi punti di forza sono: adatta all'uso familiare, ottimo rapporto qualità-prezzo, motore potente ed efficiente, funzionamento silenzioso e design moderno. E la sua debolezza? Non adatta all'uso semiprofessionale. E questo conclude la nostra selezione delle migliori planetarie del momento. Vi ricordo che troverete link a tutti i prodotti citati in fondo a questo video. E se vi piace questo tipo di video, non esitate ad iscrivervi.